Tutti. Oggi voglio condividere con voi il sistema per realizzare questi sostegni per i vasi realizzati con la corda per appendere i vasi. Come vedrete, un lavoro davvero semplicissimo e alla portata di tutti. Andiamo a vedere come si fa. Come avete già visto, ho in mano dello spago. La dimensione dello spago dipende dal peso del vaso che dovrà poi sorreggere. Io appenderò un vasetto leggero e quindi andrà benissimo questo spago sottile. Ci occorrerà inoltre una pinza, andranno benissimo anche delle mollette, qualcosa per tenere fermo il capo poi dello spago ed un paio di forbici. Andiamo subito a vedere come si fa. Eccoci qua. E per una lunghezza di 1,20 m ci occorreranno 12 fili, quindi li facciamo semplicemente così. Dalla parte dove c'è il filo intero, qui dove c'è così, facciamo un semplicissimo nodo, in questo modo, guardate, facilissimo, così. Mentre dall'altra parte, dove ci sono i due capi, tagliamo. Ora fissiamo con la molletta o con una pinza, io lo fisserò qui al tavolo. Affettiniamo un pochino il nostro spago e poi lo disponiamo così. Un filo, due, 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 due ed uno. Quindi cominciando dal primo gruppo da due fili, quello da solo lo lasciamo in sospeso, dopo aver deciso l'altezza alla quale comincerà il nostro portavaso, incominciamo facendo un semplicissimo nodo in questo modo. Quindi proseguiamo, continuiamo ad annodare i gruppi da due fili cercando di fare restare il nodo alla stessa altezza. Quindi passiamo sotto il primo filo, gli altri li lasciamo distesi per bene e leghiamo gli altri due fili, quindi il primo che era in cima e questo che era qui in fondo. Ora andiamo avanti. Prendiamo uno dei due fili del primo gruppo di fili e lo leghiamo con il primo dell'altro gruppo. Vedete? Li intrecciamo in pratica. Questa lunghezza determinerà quanto si potrà allargare il nostro portavaso. Quindi, qualora il vaso fosse molto largo, sarà importante fare il nodo più distante dal nodo precedente.
prendo quindi così. Sempre cerchiamo di fare in modo che i nodi restino alla stessa altezza, naturalmente. Ed eccoci qua, fino qua credo che sia chiarissimo. Ora prendiamo il primo filo che abbiamo lasciato in sospeso e lo leghiamo insieme all'ultimo. In questo modo avremo incominciato a creare il cerchio che poi conterrà i nostri vasi, lo vedete? Ora andiamo avanti, sempre lasciamo in sospeso uno e facciamo un nodo nei due successivi, intrecciando quindi i fili. Lo vedete, a mano si sta formando. Qui potremmo mettere o un vaso con un fiore, una pianta, oppure anche un barattolo, magari con dentro una candela, e quindi realizzare delle lanterne estive. Siamo giunti in fondo, vedete? Uniamo gli altri due. Sempre attenzione a fare restare i nodi più o meno alla stessa altezza, il più possibile alla stessa altezza. Continuiamo sempre allo stesso modo, quindi un filo lo lasciamo sospeso, prendiamo un filo del nodo successivo e leghiamo. E quindi eccoci. Scusate, per l'altezza della mia piantina, questo numero di nodi è sufficiente. Naturalmente è possibile proseguire, è anche possibile inserire delle perline, ma questo magari lo vediamo in un altro video, se poi vi interessa vedere come si fa. Ora dobbiamo chiudere il nostro lavoro, quindi sempre più o meno, lo vedete, alla stessa altezza, facciamo un nodo qui sotto prendendo tutti i fili e lo stringiamo. Non ci resta che tagliare le code in eccesso di spago ed il nostro portavaso è pronto. Eccolo qua. Sarà quindi possibile inserire la nostra piantina, quindi il nostro vasetto. E nel caso che mettiate il sottovaso, sarà necessario inserire prima il sottovaso e poi la piantina, naturalmente. Ed ecco fatto.
Una graziosa alternativa di utilizzo potrebbe anche essere questa. Quindi abbiamo qui un barattolo, sicuramente lo riconoscerete, della Nutella. Possiamo coprire la vite con un semplice nastrino. In questo modo otteniamo un effetto un pochino shabby. Possiamo mettere della sabbia, è in vendita in tantissimi colori. Vi metto come sempre il link qui sotto per acquistare anche la sabbia per chi lo volesse. Potremmo inserire la candela. Così. Ed anche qualche conchiglietta. Veramente evocativo. Ed ora lo mettiamo dentro. Ed ecco qua. Bene, e quindi eccoci qua, non ci resta che appendere la nostra piantina. Come sempre grazie, grazie davvero a tutti e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!